bang 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 boom 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 bang 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 Salutiamo con un ultimo brano. Ma sorpresa, sorpresa. Prego. Grazie. Mike? Mi si è quasi fermato il cuore. Sì, posso capire. Ha visto qualcuno che si allontanava dall'auto? No. Ma chi può fare una cosa del genere? Ha per caso idea di chi possa aver sparato? Mike Huber era il suo autista, la veniva a prendere ogni giorno. Solo quando io... Perché secondo lei io dovrei sapere chi l'ha ucciso? Beh, è soltanto una sensazione. Girano voci che qualcuno miri alla sua società. No, nessuno che io sappia almeno. Vede, è proprio questo che intendevo. Signora Koschwitz, l'hanno minacciata? No. Noi potremmo aiutarla, lo sa, ma per farlo dovrebbe essere sincera con me. Le ho già detto tutto. Purtroppo devo pregarla di seguirmi in centrale. Sa, le solite scartoffie burocratiche. Non volete o non potete? Eh? Un vostro collega viene ucciso proprio sotto i vostri occhi. In un posto dove tutti possono passare e nessuno ha visto niente. La prego. Può aspettare vicino a quella macchina. La raggiungo subito, grazie. Mi scusi, dottoressa? Mull, salve. Paul Boomer. Bel nome da Nobel. Perché? Scusi, questa l'aveva con sé. Ah. Già, ma non risulta che l'abbia usata. Probabilmente non ne ha avuto il tempo. Mm-mm. Abbiamo trovato anche due bossoli. Uh-huh. Può anticiparmi altro, così a un primo esame? Sì, è stato colpito 3 volte, capo e addome. Ti sarebbe bastata una. Ah. Grazie e buon lavoro. Peggio che in un convento, hanno fatto il voto del silenzio. C'era da aspettarselo. C'era da aspettarsi cosa? Signora Koschwitz? La prego. La cosa non mi piace. Ci sta sfuggendo di mano. Non ti preoccupare. Ho già pensato io a tutto. A che cosa hai pensato? A tutto. Huber era la sua guardia del corpo. Chauffeur. Aveva con sé una pistola carica e non registrata. Chi la minaccia? Da chi doveva proteggerla, il signor Huber? Appartengo a una famiglia ricca e conosciuta. Si leggono tante cose orribili. È stato mio cognato a suggerirmelo, per non correre rischi. Quale dei due? Franz o Bern?
Scommetto Bern. Eh? La pecora nera della famiglia. Nella vita non si è fatto mancare niente. Porto abusivo di armi, droga, gioco d'azzardo. Non sono responsabile per lui. E adesso, se abbiamo finito, vorrei andarmene. Non abbiamo ancora iniziato, signora Koschwitz. Qualche altra dichiarazione da fare? No. Bene. Allora può andare. Arrivederci. Che diavolo erano tutte quelle allusioni? Lo sanno anche i sassi che qualcosa di grosso bolle in pentola. E quel qualcosa parla albanese. Mi spieghi cos'è questo qualcosa, per favore? La ditta Koschwitz è leader nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Sulla piazza di Monaco hanno praticamente il monopolio. E allora? C'è un gruppo interessato a rilevare l'azienda. Fin qui è, diciamo, tutto normale. Ma girano voci che tra di loro ci siano anche appartenenti alla mafia albanese. Gente che non accetta un no come risposta. Tu pensi che siano stati loro a sparare? È stato una specie di ultimo avvertimento. Per questo la Koschwitz vuole tenerci fuori? Beh, glielo avresti potuto chiedere. Ho bisogno di prove, Paul. Va un po' meglio? Naturalmente no. Hai parlato con la polizia? Sì. Gli hai detto tutto? Se vuoi che le cose cambino, devi essere tu a sporcarti le mani. Ma mamma, che altro deve succedere? Hanno ucciso per convincerci che fanno sul serio. Non accadrà più niente. Commissario. Salve. Ho appena finito. Mi perdoni, Moll Annegret. Bel nome. Sì, a me piace. Ma molti mi prendono in giro. Perché Moll ricorda Mollica? Sì, indovinato. I miei colleghi di solito usano un termine molto più cattivo. Il suo referto? Oh, mi scusi. Oggi sono un po'... Non fa niente. Grazie. Il referto? Grazie. Le traiettorie dei proiettili sono quasi parallele. Questo significa che l'assassino ha mirato e sparato in rapida successione. La vittima non ha avuto neanche il tempo di reagire. Questo fa pensare che chi ha premuto il grilletto sapesse il fatto suo. Sangue freddo. Nessuna pietà o scrupoli. Una persona che non dà valore alla vita. Un'esecuzione eseguita da un professionista. Le auguro buon lavoro. E non sia così nervosa. Grazie. E non è assolutamente vero tutto quello che dicono di lei. Grazie. Ci lavorano in 60 in quel posto e al momento del delitto guardavano tutti in un'altra direzione. Quando si dice il caso, eh? Sì, succede a volte. Come no? Potrebbe anche essere una scelta della direzione. Non parlate con gli sbirri. Trasformano i rifiuti in combustibile. Secondo te cosa hanno da nascondere? Non lo so, ma lo scoprirò. Di solito sai tutto. Stavolta no. Per i bossoli nessuna novità dalla balistica. Non abbiamo né l'arma del delitto né testimoni. E di movente non se ne parla neanche. Siamo messi bene. 16 anni fa Heinz Koschwitz venne assassinato mentre camminava per strada. Il caso non fu mai risolto. Era il marito di Elsa Koschwitz? All'epoca si sospettò che fosse implicata la mafia italiana, che voleva mettere le mani sull'azienda. Il vecchio si era opposto e perciò era stato eliminato. Sembra la storia del complotto di Boomer. E ora la storia si ripete. Questo spiegherebbe il muro di omertà. Fecero davvero un lavoro schifoso, eh? Più o meno. Oh, scusa!
Ehi! Ehi, ma noi due ci conosciamo, no? Sicuro, io ti ho già visto. Tu? Tu sei uno degli Ocha. Certo, la famiglia Ocha, eh? Tu e i tuoi 250 fratelli siete personaggi molto importanti in Albania. In giro si dice che ora volete entrare nel business dei rifiuti. Dicono bene? Che significa? A proposito, tu parli la mia lingua? No, eh? Senti, facciamo così. Ora, per venirti incontro, chiamo un traduttore translator. Chi di voi sta dietro alla famiglia Koschwitz? Se non mi capisci, dimmelo che te lo traduco un'altra volta. Fottiti, bastardo! Te lo ripeto. Chi di voi sta dietro alla famiglia Koschwitz? Nicoscione, ci pensa lui. È tutto legale. Legale, sì. Con gente come voi, eh? Sei solo, sbirro. Noi siamo Ocha. A quanto pare i rifiuti rendono bene. Ne produciamo sempre di più e qualcuno si arricchisce. Do un'occhiata in giro. D'accordo. Un killer professionista. Sembra un film. Per quanto ancora vogliamo recitare questa commedia? Parla così anche lei ora. Ascolti, lo so perché non si fida della polizia. Conosco bene la storia di suo marito, ma io la voglio aiutare. Come avete aiutato lui? Mi lasci in pace. Mani in alto. Mi dia la pistola. Avanti, me la dia. Mi dia la pistola! Bella prova. Signora, se nessuno le fa pressioni, se l'omicidio del suo fidato autista non è stato un avvertimento, allora che sta succedendo qui? Niente che la riguardi. Vuole risolvere la situazione da sola? Non esiste alcuna situazione. Guardate chi ho trovato nel parco. Liberi subito mio figlio. Come? Che significa tutto questo? Si aggirava là fuori. Mi è sembrato un ladro. Signor Koschwitz, io spero che abbia un porto d'armi per quella. No? Allora purtroppo è in stato di fermo. Ma è una cosa ridicola. E lei sa dove trovarmi. Cosa vuole? Lavora per la famiglia Ocha. Persone cattive, tanta droga, molte armi. Lavoro in una società di investimento, non so di che parla. Del fatto che lei sta macchiando la sua fedina penale. Cosa faccio? Un uomo è stato ucciso e sospetto che qualche schizzo di sangue abbia raggiunto anche lei. La benemerita famiglia Ocha ha incaricato lei, signor Schöne, di comprare una fiorente azienda a Monaco. Non parlo dei miei clienti. Non ce n'è bisogno. So che le cose stanno così. Si tratta della Koschwitz Recycling e deve eliminare le resistenze. Le offerte non sono illegali. Ma l'omicidio? Sì, e come? Una parte non vuole vendere e l'altra non sa che cosa significhi la parola no e allora chiamano lei. E che cosa fa il nostro brillante consulente per sbloccare la situazione? Come fa a convincere i Koschwitz a vendere senza fare tante storie? Prova a fare pressioni e se non funzionano passa alle maniere forti e boom. Stamattina davanti alla recycling hanno ammazzato l'autista di Elsa Koschwitz.
Non lo sapevo. E adesso lo sa, bello. E sa anche che noi sappiamo. Quindi basterà che qualcuno lì si sbucci un ginocchio e verrò a cercarla. Ci siamo capiti? Theo Koschwitz è pulito. Al massimo possiamo accusarlo di possesso illegale di armi. Il suo avvocato minaccia di presentare reclamo. Mi dia solo un po' di tempo. Per cosa? Che vuole fare? Convincere sua madre a parlare. Sua... Ma è diventata completamente matta. Probabilmente è in pericolo, ma non vuole essere aiutata. E per convincerla lei le arresta il figlio? Se funziona, sì. Lo rilasci subito. Tratteniamolo fino a domani. Dovrebbe bastare. Se lo scorti. Mi sono perso qualcosa? La parte migliore. Secondo Hartmann, io vedo fantasmi. Beh, talvolta spuntano fuori dove meno te l'aspetti. Hai qualcosa per me? Qualcosina, sì. Che regga in tribunale sia credibile. Ufficialmente, investitori albanesi vogliono entrare nel mercato tedesco dei rifiuti. Il riciclaggio è il settore più in crescita del XXI secolo, bla bla bla. Per raggiungere questo scopo, gli albanesi si sono affidati a un intermediario che deve portare a casa il tesoro. Niko Schone. E il tesoro, per caso, è la Koschwitz. E l'investitore, in realtà, è la mafia albanese, che così può riciclare, oltre ai rifiuti, anche il denaro sporco. Quanto sono pericolosi questi investitori, diciamo così? Molto pericolosi, direi. Gli Ocha, una grande famiglia che in patria ha forti agganci con tutti i pezzi grossi della politica. Qui da noi stanno ancora muovendo i primi passi. Certo, si danno un bel da fare per riciclare denaro sporco. Se è davvero convinta che siano in pericolo, li metta sotto sorveglianza. Non risolverebbe la cosa. Se non anticipiamo le loro mosse, passeremo il nostro tempo a raccogliere cadaveri. Ah, per favore, non sia melodrammatica. Se la morte dell'autista è stata una specie di avvertimento da parte degli Ocha, continueranno finché non avranno raggiunto lo scopo. Solo ipotesi. Non ha neanche uno straccio di prova. Già, se vuole che io liberi, chi potrebbe fornirmele? Ho esaminato attentamente i libri della società. Dunque, comprano i rifiuti non riciclabili, li bonificano, li triturano e li rivendono alle industrie come combustibile. Fatturato annuo 12 milioni e mezzo di euro. Come mai un'impresa di famiglia possiede una holding in Lussemburgo? E come mai solamente una parte del guadagno torna a Monaco sotto forma di tasse? Non ne ho idea. Nemmeno l'ufficio delle imposte e il fisco. Secondo me ci sono altri partner commerciali, soci occulti o anche peggio. Cos'ha a che fare col caso? Spiegherebbe il grande interesse mostrato dagli albanesi. Hanno sentito degli spari? A Villa Koschwitz. Accidenti. Passo dal retro. D'accordo. Mani in alto. Voglio vedere le sue mani, signor Koschwitz. Lei è in arresto. Ocha, mai sentiti? Niko Schone lo conosce, però. Sì, mamma l'ha incontrato un paio di volte. Le avrà fatto una proposta? Questo non lo so. Sua madre è mai stata minacciata, ricattata? No. Se questo è vero, allora lei è il nostro principale sospettato. Sta scherzando, spero. Non abbiamo l'arma del delitto. Forse lui l'ha portata via con sé. Chi? Non lo so, non ho visto nessuno. Non abbiamo trovato impronte? Beh, esistono i guanti. Bene, aspetteremo il rapporto della balistica. Quante pistole possiede?
È una domanda a trabocchetto? Lei insinua che ci fosse un ladro, ma non abbiamo prove. Avevo solo quella che lei mi ha sequestrato, con cui volevo proteggere mia madre. Ne sarebbe stato capace? Sa maneggiare una pistola? Non ci ho mai provato, ma di che cosa mi sta accusando? Allora? Beh, c'è stata un'intrusione. Secondo la scientifica abbiamo a che fare con un professionista. Ecco, ha sentito? Che cosa le dicevo? Oppure il cosiddetto ladro abita lì. Lei è figlio unico, giusto? Sì, è giusto. Il solo erede di sua madre. Penso di sì. E così abbiamo un movente. No, mi spiace per lei. Io odio l'idea di dover gestire l'azienda. Ma i soldi quelli le piacciono, è molto, no? Voglio parlare con il mio avvocato. Che scommetto le dirà che è messo veramente male. Il suo futuro dipende da noi, questo le è chiaro? Se due persone vengono assassinate e nessuno mi spiega il perché, allora lo scoprirò da sola. In questo momento che lavoro mi potrebbe offrire? Offrirle cosa? Per un paio di giorni lei mi farà lavorare nella sua azienda. Oppure la sbatto in prigione. Un gemello. Un cosa? Noi chiamiamo così due delitti che si somigliano molto. Mai sentito dire. Ma rende molto bene l'idea, no? Gergo usato fra noi. Lo stesso modus operandi in entrambi i casi, quindi parliamo di un'unica mano omicida. Probabile, sì. Due colpi a specchio, testa, torace. Colpi a specchio? Entrambi da distanza ravvicinata, entrambi mortali. Una sorta di esecuzione, direi. Questo e l'assenza di tracce di effrazione sono un tipico caso da manuale, mafia e simili. Grazie. Lo riferirò al mio capo. A presto, Trompeter. A presto. Bel cognome. Mi piacerebbe chiamarmi così. Sposiamoci. La conosco appena. Per il cognome, dico. Era solo una battuta. Certo. Un'idea talmente idiota. Avevo in mente un altro aggettivo, ma anche il suo va bene. D'accordo, ci sono tre proprietari. Theo lo conosciamo già. Dobbiamo saperne di più sugli altri due, Franz e Bernd Koschwitz. Che cosa faranno ora? Venderanno? Resisteranno? Oppure ci sono loro dietro ai due omicidi? Che cosa crede di poter ottenere lavorando sotto copertura? Non lo so, ma ad ogni modo adesso cambiano i rapporti di forza. E forse gli Occia potrebbero accaparrarsi l'azienda. Altrimenti ci sarà un bagno di sangue. Esatto, e questo si decide adesso, e solo se saremo presenti sul territorio potremo agire e impedire che avvengano cose peggiori. Cose peggiori tipo? Un'escalation della violenza da parte degli Occia e un'analoga risposta da parte dei Koschwitz. È un'operazione troppo rischiosa da sola. È possibile soltanto se sono da sola, Paul. Non mi conosce nessuno lì. La smaschereranno prima ancora di iniziare. Theo Koschwitz metterà in guardia tutti. Terrà la bocca chiusa, ce l'abbiamo in pugno. E va bene, procediamo. Grazie. Oggi? Sì, il signor Koschwitz non l'ha informata. Quale dei Koschwitz, Franz, Bern o Theo? Theo.
Noi qui ci chiamiamo per nome. Teo? Lui? Sì, lui. Di solito è Bern che mi manda le nuove impiegate senza dirmi niente. Bern non lo conosco ancora. Si fa sempre vivo lui quando ne vale la pena. Avrò bisogno di qualche spiegazione per cominciare. Teo ti ha detto in che reparto lavorerai? So usare il computer e archiviare. Lavoro d'ufficio. Tu ti intendi di segreteria come io di neurochirurgia? Dove ti metto? Un posticino tranquillo? Ti tengo d'occhio, cara. La trovi ancora una buona idea? Mi sono lasciato convincere. Anche Hartman sa quello che fa. È rischioso. Nessuno si dà tanto da fare per una ditta che ricicla rifiuti. C'è qualcos'altro sotto. Stiamo parlando di un grande oscuro segreto e tutto quello che ci viene in mente è infiltrare là il nostro capo. Io trovo che sia un buon inizio. Franz? Ciao, Sabine. Noi non ci conosciamo ancora, credo. Vera Müller. Salve. Franz Koschwitz. La nuova. Devo parlare con Berna. No, è tutto a posto. La manda Teo. Ah. Bene, capisco. Ha meravigliato anche me. Bene, allora, benvenuta. Grazie. Perché non ne hai parlato prima con me? Chi diavolo è quella donna? Non ti preoccupare, è a posto. È il momento peggiore per introdurre estranei in azienda. È sempre così? Con me, no. Che cosa sai di lei? Da dove viene? È una buona amica a cui serviva un lavoro. Tutto qui, non preoccuparti. Ho tutto il diritto di preoccuparmi. Franz, abbiamo altri problemi. Ah, te ne sei accorto anche tu? Già. Ci servono solo un paio di decisioni giuste e il gioco è fatto. Credi di essere più bravo di tua madre? Davvero? Proprio così. Mamma non è mai stata un'imprenditrice. Credeva di giocare a Monopoli, poverina. Non parlare così di lei. Ascolta, forse c'è ancora una possibilità per risolvere il problema. Guarda, Dani Coscione, gentile signora, eccetera, eccetera, interessato all'acquisto, eccetera, eccetera, un'offerta di 18 milioni di euro. Troppo tardi, purtroppo. Mai dire mai. Signor Schone, la sua posizione si è fatta più critica. La signora Elsa Koschwitz è stata uccisa. Ucciso. Elsa Koschwitz. I suoi clienti non l'hanno avvertita? Io non c'entro niente. Non ne so nulla. Cos'è questo? Il festival delle idiozie? Il suo tono non mi piace. Le consiglio di darsi meno arie. Cosa preferisce, un'accusa di complicità o di connivenza? Avete la più pallida idea da dove vengano gli occhi? Dall'Albania. Non è più una decisione aziendale. Esattamente, è diventato un affare di famiglia. Hai la possibilità di dimostrare di essere un vero Koschwitz. Come, zio? Mettendo la mia vita a repentaglio? Sentiamo cosa ne dice Berna. Lo so già.
Sa cosa dico sempre ai miei colleghi? Cos'è che dico? Non puoi andare al mulino senza sporcarti di farina, è questo che dico sempre, vero? Lo dice sempre. Quindi, bando ai formalismi, lei ha un solo modo per evitare di finire in galera. E questo è, come sempre, dire la verità. La verità? Certo, è questa. I miei clienti sono uomini d'affari albanesi. Lo sappiamo già. Più che la verità, non saprei proprio cos'altro raccontarvi. Perché proprio la recycling? Perché proprio i rifiuti? Perché non investire i milioni fatti con droga, armi e bordelli in qualcos'altro? Attento, commissario, così lei rischia una denuncia per calunnia. Bene, a quanto pare, nonostante tutto, ancora non ci capiamo. Vuole che le rinfreschi l'articolo 261? Mi scusi, ma ieri sera ho mangiato un po' pesante. Non sono affari suoi. Ultimo avvertimento. Vendere o morire. Gentile signora Koschwitz, essendo interessato all'acquisto della... Che combini? Non hai visto come ha reagito quando ho accennato al 261? Fidati, è la strada giusta. Sarà, ma io ho visto solo che è diventato verde. Ha capito subito di che cosa parlavo. Articolo 261, riciclaggio denaro sporco, sì. Paul, non adesso. Sì, sì, possono essere utili. Vi mando subito le foto. Chi è entrato qui? Non lo so. Possibile che tu non riesca a rispondere neanche a una semplice domanda? È entrato qualcuno qui, sì o no? Perché sei così nervoso? Che ti sei messa in testa? Credi di essere speciale solo perché stai con mio fratello? Franz era qui con te o ti cercano? Ma che succede? Tutto bene? Che stavi facendo quando t'ho chiamato? Ah, sì, certo. Una pistola. Oh, cavolo. Non mi meraviglia, è proprio da lui. Le foto sono arrivate, chiare e nitide. Aspetta, ti metto in viva voce. Le lettere di minaccia erano il primo avvertimento. E la guardia del corpo il secondo. Sì, anche per me. Mafiosi che scrivono senza fare neanche un errore? Saranno andati a scuola. Chissà se i Koschwitz avevano già capito con chi avevano a che fare. Probabilmente no. Considerate anche il fatto che Nico Schone ha presentato la sua offerta in modo così professionale.
Sai perché volevano proprio quell'azienda? Perché nel business dei rifiuti si paga in contanti. Ottimo per riciclare il denaro sporco. E gli OCHA hanno bisogno di capitali puliti per mettere radici in Germania. Fai tutti i controlli. Devo attaccare. Sì, prudente, d'accordo? Ho sempre la pistola, papà. Giù in macchina. Vera? Sì? Classificatore verde. L'ho già registrato io. Ma devo imparare, no? Pensi di restare così a lungo? Scione non potrà più accampare, scusa. Come se foste stati in classe insieme alle medie, lo Scione. Il signor Nico Scione. Che facciamo, lo arrestiamo? Per cosa? Ci servono prove concrete. C'è qualche novità? Dipende. Tutto questo in così poco tempo, chapeau. E lei che era contrario? Anche lei. Bert Koschwitz ha un'arma nel cassetto e se dà un'occhiata a questo fascicolo, vedrà che non è una cosa buona. Armi, droga, gioco d'azzardo. Non possiamo vincere questa guerra. L'offerta è una manna dal cielo. Smettila di dire sciocchezze. Ce la mandano loro. Shun è solo un prestanome. E che cosa vuoi che me ne freghi? È più denaro di quanto abbia mai visto. Teo, tua madre non è ancora sottoterra. Non mi meraviglia che ti sia dovuto comprare la laurea, sei un vero idiota. Fammi il favore, chiudi il becco. Franz, spiegami una cosa, perché te la devi continuamente fare sotto, eh? Se uno degli OCHA si azzarda a venire qui, tu mandalo da me. Qui non si parla di uno solo, ma di centinaia. Cosa gli dici? Ora mettetevi in fila. No, gli dico, io non vendo. Punto. Vuoi continuare a lavorare come lavorava mia madre, eh? Vuoi rinunciare a dei milioni solo per mantenere in piedi questa baracca che prima o poi verrà comunque chiusa dalla polizia? Ah, gli sbirri sono solo una manica d'imbranati. Forse quando verranno ad arrestarci saremo già morti. Devi proprio farlo. Vuoi un tiro? Io adesso telefono a questo Scione e lo metto in viva voce. Non ho alcuna voglia di sentire quel borioso. Tu sta zitto e ascolta. Quanto ci metti a bere un bicchiere d'acqua? Ho quasi finito. Ti intende di amministrazione di carico e scarico? Sì, più o meno. Il caffè almeno lo sai fare? Sono autorizzato a superare l'offerta di 18 milioni di euro a cui accennavo nella lettera e avete già una bozza del contratto. Non ci siamo assolutamente. 18 milioni non è un'offerta, è una presa in giro, ma siamo interessati. È solo un punto di partenza. Al di sotto di 25 non c'è trattativa. Purtroppo i miei clienti non mi hanno dato questo margine d'azione e sarebbe comunque una stima decisamente in eccesso. L'offerta finale deve iniziare con un 2. Questo ritengo sia fattibile, sì. Sono favorevole. Spegni qualcosa, per favore. Se ci vuole lasciare il tempo di consultarci. Naturalmente. Un
20 milioni circa. Un'offerta alquanto allettante. Direi proprio di sì. Peccato che non sia tu a decidere. È il figlio di Elsa. Io me ne frego. Caffè? Lo lasci lì, ci serviamo da soli. Questa chi è? La nuova assunta. Teo dice che è a posto. Bene, se lo dice lui allora... Ma che cavolo fai? Scusate. Guardate cosa ha combinato! La tua amichetta sparisce oggi stesso, d'accordo? Parliamo d'affari. Se ci tenete tanto a parlare, sprecate pure il vostro fiato. Io vado a telefonare. Si chiama Nico Scione. L'indirizzo trovatelo da soli. Il bastardo deve capire che gli succede se mi pesta i piedi. Ti sei sbagliato, Paul. Io non mi sbaglio mai. Non vogliono l'azienda per trasformarla in un centro di riciclaggio del denaro sporco, lo è già. Come, scusa? Il sistema è piuttosto semplice. Grandezze carico dei camion non corrispondono alle bolle di consegne. Ad esempio, ne arriva in azienda uno di 7,5 tonnellate, ma in ufficio registrano una fornitura di 15. Che bastardi. Così poi risultano vendite maggiorate. E questo significa che la holding incassa grosse somme di denaro sporco provenienti dallo Schiaffari. E da Lussemburgo torna qui lindo e pulito. Buongiorno. Salve. Polizia. Ok, passi pure. Sono Tony. È appena entrato uno della polizia. Vera, qui l'aria si fa pesante. Vieni via. Io resto. Te lo devo chiedere, per favore. Devo chiudere. Buongiorno. Che cosa vuole? Una dichiarazione. Sappiamo che sono coinvolti gli Occia. Quello di cui ho bisogno è una dichiarazione. Ci occuperemo noi del resto. Bene, ma allora parliamo della graziosa attività di riciclaggio di denaro sporco che avete messo su qui, eh? Al suo posto ci andrei un po' più cauto. Questo non lo può dimostrare. Per favore, io non sono mica del fisco. Io non sono qui per fare un accertamento. Sono venuto qui per aiutarvi a prendere l'assassino di vostra cognata. È tanto difficile da capire. Non ci serve aiuto. Non abbiamo altre dichiarazioni da fare per ora. Arrivederci. Sono io. Si può sapere che cosa hai detto alla famiglia Koschwitz delle indagini? Beh, sicuramente non distendere quel tipo. Perfetto. Ti sei già ambientata, vedo. Perché lavori e chi sei? Prima eri nell'ufficio di Elsa. Se non mi vuoi rispondere, allora è meglio... Sì. Ero in quell'ufficio. Ma che rimanga tra noi. So che cosa succede qui. E anche quanto tu sia coinvolta. Cos'è, una minaccia?
Elsa Koschwitz non era l'ultimo nome sulla lista. Franz è in pericolo. Non se tieni la bocca chiusa. Ma tu chi sei? Ehi! Sabine, avverti tu i capi turno che voglio vederli a fine lavoro? Mi raccomando, non dimenticartelo. Ok, tesoro. Ottima decisione. Polizia! Mani in alto! Avanti, contro il vetro! Niente scherzi. Tutto a posto? Vi abbiamo riunito qui stasera per comunicarvi ufficialmente le decisioni della direzione aziendale. Ieri sera nostra cognata Elsa Koschwitz è stata brutalmente assassinata. Sono in corso delle indagini e vi verranno fatte delle domande. Naturalmente vi chiederete quanto questo influirà sul futuro dell'azienda. Posso tranquillizzarvi tutti, non ci saranno cambiamenti. Perché non dici la verità? Ma certo che ci saranno dei cambiamenti. Ma che cosa dici? Ti sembra questo il momento? Sì. Va bene. Mettiamo ai voti la decisione. Avanti, coraggio, togliamoci il pensiero. Prego. Ma che succede? Ma quale verità? Allora, spiegaci cosa cambierà. Questo credo sia tutto. Potete andare. Buona serata. Questa è una guerra che non possiamo vincere, Bern. Certo che possiamo. Santo cielo, se fossi un po' più lucido lo capiresti anche tu. Tu non ne hai il coraggio, questo è il problema. Se non vendiamo, ci uccideranno. E sentiamo, a chi vorresti vendere? A quel verme di Scione? Vedrai come lo sistemerò. È questa la tua tattica? Ammazzare tutti? Rispetto. È questione di rispetto. Glieli caccio in gola quella sua arroganza. Può anche ringraziarmi, sa? Ha capito anche lei cosa volevano farle o devo spiegarglielo io? Lo usano con gli agnelli. Non riesco a capirlo. È così chiaro. I Koschwitz non si arrendono facilmente. Ma non ha alcun senso. In videoconferenza erano così ben disposti che dopo per telefono avevano accettato l'offerta. Come, scusi? Shone è solo un intermediario. Vendiamo direttamente agli Occia. Non me ne frega un cavolo! E se qualcuno si intromette, si becca un colpo in mezzo agli occhi! Bern, sei un pericolo per tutti. E cosa vorresti fare? Metterti in minoranza. Sono troppo vecchio per la guerra. E Teo, per fortuna, troppo ragionevole. Vendiamo. Finché siamo vivi. Le chiacchiere t'hanno convinto. Tanti auguri. Tua madre ieri stava andando dal notaio per cambiare il testamento. E sai perché? Perché sapeva che volevi distruggere l'azienda per cui aveva lavorato tutta la vita. Beh. Ma mia madre poi dal notaio non c'è andata. Fin dall'inizio è stata solo una questione di tempo. Mi faccia capire. Da quando la famiglia Koschwitz voleva vendere? Il figlio, Theo Koschwitz, mi ha contattato 2 mesi fa. È stata una sua idea. Quale idea? La strategia di vendita. Fare pressioni, cose del genere. Quindi queste lettere minatorie non le ha scritte lei? No, mai viste. Aspetti. Ci sta dicendo che è stata tutta un'idea di Theo Koschwitz. Insomma, è lui l'autore di queste lettere. Io di norma non faccio domande. Lui mi ha promesso che avrebbe avviato la vendita e convinto sua madre. Quindi, in poche parole, dietro agli omicidi non ci sarebbe la famiglia degli Occia, ma il più giovane dei Koschwitz. Io non l'ho detto.
perso ai punti. Teo ci ha mentito. È l'assassino. Arriviamo. Io non ho paura. No. 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 Ti fai per niente! Beh! Teo! Scusate, dobbiamo parlare un attimo. Non ora. Sì, adesso. Ma chi è questa? Polizia criminale. Teo Koschwitz, la dichiaro in arresto. Teo, che cosa hai fatto? Ce l'hai messa tu qui dentro. No, 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 no. Mi ha costretto lei. Vuole metterci l'uno contro l'altro. Noi però dobbiamo restare uniti, dobbiamo essere solidali, d'accordo? Teo, dimmi che non hai niente a che vedere con la morte di Elsa. Ti ammazzo come un cane. La metta giù! Butti a terra la pistola. Non faccia lo stupido. È scarica. Riprova, no? Tutti, polizia! Lei può scappare da me, ma non dalla sua famiglia. Il sangue non è acqua. Questa volta si sbaglia. Li ha appena sentiti, no? Non erano affari suoi. Doveva rimanerne fuori. Purtroppo è il mio lavoro. Lei mi piace. Dico davvero. Polizia! Che nessuno si muova! Che fine ha fatto la bionda? Quella nuova dov'è? È corsa dietro a Teo, nel capannone, credo. Thank you.
abbia paura, Sara! Solo un attimo! Tutto ok? Bel cappottino, mettitelo più spesso.